Buongiorno, la Commissione prosegue oggi il ciclo di audizioni informali nell'ambito della discussione della risoluzione 700203 Sasso, recante adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico. Passiamo all'intervento in videoconferenza di Giusy D'Amico, presidente dell'associazione Non si tocca la famiglia, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione, chiedendo l'assenso per la trasmissione dell'audizione sulla Web TV della Camera dei Deputati. Cedo la parola a Giusy D'Amico per lo svolgimento dell'intervento, rammentando che lo stesso dovrà essere contenuto in 5 minuti. Prego. D'accordo, grazie intanto per l'opportunità offertami di contribuire in modo democratico ad una riflessione sul tema in oggetto. Premesso che non abbiamo nulla contro le persone, ma siamo solo molto preoccupati di una ideologia che può intaccare il percorso formativo dei giovani di ogni ordine e grado nelle scuole italiane e ci tengo a sottolineare che sulla premessa del testo che è stato riformulato dall'onorevole Sasso, confermo che come associazione di genitori continuiamo da circa 10 anni a ricevere ancora segnalazioni su abusi didattico-educativi che appunto nelle scuole si presentano sotto forma di percorsi di approfondimento su tematiche certamente condivisibili e importantissime, ma anche su temi eticamente sensibili per i quali sull'educazione affettiva, sessuale, sulla prevenzione alla violenza, eccetera. Ecco, l'importanza di un valore che non viene ad oggi contemplato è proprio il necessario coinvolgimento dei genitori sulla trattazione di questi temi, che in modo spesso antiscientifico trattano appunto tematiche estremamente delicate, soprattutto nella fascia così delicata della costruzione della persona. Allora, si tratta soprattutto sul tema dell'identità di genere, dove spesso si afferma con appunto in modo contrario a quello che dice la scienza, ecco, che ogni individuo nasce su un binarismo sessuale legato alla verità che si nasce maschi e femmine, ma spesso tutto questo viene appunto trattato in modo anche insomma non corrispondente a quello che è la verità scientifica e biologicamente riconosciuta di questo binarismo. Poiché sono pochissimi, ovviamente 5 minuti per poter definire un po' un ordine di pensiero costruito nell'arco degli anni in collaborazione con le scuole, con i genitori, i dirigenti e gli editori, e quindi per esprimere una visione completa di questo intervento, mi esprimerò in ordine a due brevissime considerazioni, una di metodo e una di merito. Tanto invierò in giornata una trattazione esplicativa di quanto sto esponendo in maniera molto sintetica. Sulla considerazione di metodo dico che c'è una necessità che su questi temi sia urgentemente ufficializzata ed è stato recentemente dichiarato anche dal Ministro dell'Istruzione all'incontro del Festival dell'Umano, proprio recentemente il 18 e il 19 giugno al Pio Sodalizio dei Piceni, che sia ufficializzata e incardinata nell'ordinamento scolastico la norma obbligatoria per tutti gli istituti di ogni ordine e grado su quanto la nota Miur del 2018 si esprimeva riguardo al consenso informato preventivo dei genitori su ogni tipo di percorso che trattandoti temi eticamente sensibili, è necessario ricevere non solo il consenso, ma essere preventivamente informati e dettagliatamente informati su quello che viene proposto ai nostri figli nelle scuole su tematiche che non attengono strettamente ai curricoli obbligatori delle discipline. Rispetto a questo, noi siamo dalla parte ovviamente di considerazioni puntuali che offriremo in questo contributo scritto sul necessario rinnovo di questo patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia, purtroppo ampiamente mortificato e disatteso dalle troppe anomalie sulla questione proprio dell'educazione affettiva sessuale che passa attraverso tematiche condivisibili, sì, ma purtroppo trattate in maniera non condivisa dalle famiglie. Nel merito, quindi punto 2, sulla questione sottolineo che in Europa, in numerosi paesi che sull'approccio a filming nelle scuole hanno fatto clamorosi passi indietro, hanno evidenziato la seria preoccupazione di come il contagio sociale sia un'arma pericolosissima di massa sui giovani, che in breve tempo appunto hanno messo in condizione il sistema sanitario e di istruzione nazionale ad un blocco di progetti e percorsi educativi sull'identità di genere e chi incoraggiava la confusione identitaria.
Ricordiamo che è parte integrante del percorso di costruzione dell'identità di bambini e ragazzi che dalla notte dei tempi è condizio sine qua non del tratto evolutivo e adolescenziale da cui faticosamente si esce dopo la maggiore età e che nell'80% dei casi si risolvono casi di presunto accertata disforia di genere che si risolvono proprio in quell'arco temporale in cui non possono essere confusi proprio da quegli adulti di riferimento, come gli educatori, i genitori, le famiglie e le istituzioni, che dovrebbero accompagnarli con cura e non destabilizzare con ideologie nutrite da tesi antiscientifiche quei dubbi identitari che, ribadisco, sono parte integrante di quel percorso di costruzione identitaria. Segnalo sempre in questo ordine di metodo nel quale sto intervenendo che quest'anno saremo presenti a Palazzo San Macuto, alla Camera dei Deputati, per la seconda rassegna nazionale a settembre di progetti educativi per le scuole, da offrire a genitori, docenti, dirigenti, famiglie e quanti vorranno condividere tutto questo anche in altre sedi come centri educativi, centri sociali, eccetera, da inserire nelle scuole nel piano triennale dell'offerta formativa e di cui ci facciamo già garanti dallo scorso anno per i contenuti e le modalità attuative in collaborazione con i genitori e con le istituzioni. Ribadiamo che tutta questa preoccupazione che raccogliamo da circa 10 anni come associazione di genitori, che ci ha portato nelle piazze, sui giornali, nei ministeri dell'istruzione, con tutti i ministri che si sono succeduti in questi 10 anni, ad un colloquio sereno, franco e rispettoso delle differenze e di tutte quelle problematiche legate al disagio dei giovani nelle scuole, ma tenendo conto del parere dei genitori, sottoscritto non solo dalla nostra Costituzione italiana, all'articolo 30, dove si recita che i genitori hanno il diritto e il dovere di istruire i propri figli, ma ricordiamo anche che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è specificato che i genitori hanno la priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai propri figli. Pertanto, a partire da iniziative come l'Agenda 2030, stimabilissima per tutti i suoi contenuti, ma talvolta usata come cavallo di Troia per inoltrare appunto tematiche divisive e anche estremamente dibattute all'interno dei nuclei familiari, dove certi bagagli valoriali desiderano essere rispettati all'interno del percorso formativo dei propri figli. Ed è proprio per questo che noi riteniamo sia importante in questa fase dare attenzione alle famiglie, restituire il ruolo educativo prioritario dei genitori, anche in una società confusa e in un contesto anche abbastanza caldo che nelle scuole spesso porta a conflitti che si generano proprio tra genitori e docenti o dirigenti scolastici. Noi ci preoccupiamo molto, ripeto, non del fatto che sia obbligatorio che la scuola si incarichi di tutti i disagi e di tutte le problematiche dei nostri alunni e dei nostri giovani, ma che si faccia con il dovuto confronto anche con le famiglie, con gli organi collegiali, perché spesso anche sono percorsi e progetti che nelle scuole entrano saltando degli step assolutamente indispensabili, come l'approvazione nei consigli d'istituto, nei collegi dei docenti. Ecco, noi non vorremmo arrivare a questo tipo di uomo da propagandare nelle scuole, che è un uomo dal volto ignoto. Ecco, vorremmo dare certezze ai nostri giovani, però accompagnare ovviamente il disagio con cura, e su questo vorremmo, ecco, Grazie, che appunto grazie. ci sia uno spazio di confronto continuo. Grazie a voi e rimaniamo disponibili al percorso di confronto. Grazie. Grazie. Chiedo se vi siano deputati che intendono intervenire. Orrico. Grazie. Sì, sono incuriosita da un termine utilizzato dalla dottoressa Giusy D'Amico quando fa riferimento agli abusi didattici. Cioè, mi domando e le domando se questi abusi didattici sono documentati, documentabili, se esista un dato numerico rispetto appunto a questa affermazione che lei ha fatto e se esista in qualche modo una relazione da qualche parte che ci consenta di capire un po' più in profondità di che cosa si tratta quando parliamo di abusi didattici e per lo più in che cosa hanno consistito qualora si fossero realmente verificati. Grazie. Assolutamente sì, se mi è dato occasione di replicare subito,
Abbiamo un dossier che possiamo assolutamente fornire No, mi scusi, al... raccogliamo prima tutti i quesiti e poi risponderà. Benissimo, grazie. Onorevole Manzi, Partito Molto Democratico. grazie, Presidente. Nel corso dell'audizione si è parlato, è stato utilizzato il termine contagio sociale rispetto alle attività che vengono realizzate all'interno delle scuole. Ecco, visto che è stato citato di passaggio, mi farebbe piacere avere un chiarimento rispetto a che cosa si intende in questo caso per contagio sociale, ricordando anche un elemento che gli esperti che, in base alle previsioni di legge, tra l'altro, vengono coinvolti all'interno delle scuole, anche su questo tipo di progetto, entrano all'interno delle scuole non all'insaputa delle stesse, ma con l'approvazione del Consiglio d'Istituto. Quindi vorrei capire davvero che cosa si intende per contagio sociale e soprattutto quale dovrebbe essere la modalità effettiva per coinvolgere la famiglia. Nessuno ovviamente pensa che il patto educativo tra scuola e famiglia vada messo in secondo piano, vada sottovalutato, però è chiaro che c'è un tema anche di necessità di diffusione di principi costituzionali, in questo senso di rispetto, di eguaglianza, nell'applicazione, ovviamente nell'educazione anche delle più giovani generazioni. Però ecco, volevo avere dei chiarimenti in merito al concetto di, per sintetizzare, di contagio sociale, appunto, e anche ricollegandomi alla collega Orrigo, quali siano effettivamente i casi in cui ci sono stati degli ingressi nella scuola all'insaputa dell'istituto stesso, del consiglio d'istituto, quando in realtà la legge non consentirebbe questo. Onorevole Sasso, Lega, prego. Grazie Presidente, sì, anch'io mi associo alla richiesta della collega Orrico e per il deposito di questo dossier di cui ha parlato la rappresentante dell'associazione Non si tocca la famiglia, la dottoressa D'Amico. In più una domanda un po' più specifica, considerando che parlare di determinate tematiche a scuola, ma con un approccio scientifico, con il consenso delle famiglie, con l'approvazione del Consiglio d'Istituto, è inevitabile, a mio avviso, da una certa età in avanti. Cosa ne pensa l'associazione Non si tocca la famiglia di una eventuale ipotetica, certamente non voluta da me né dalla mia parte politica, educazione sessuale a bambini del primo ciclo di istruzione, cioè a bambini di prima elementare, cioè a bambini di 5-6 anni. Grazie Presidente. Prego, cortesemente risposte sintetiche. Può Posso rispondere? Sì, intervenire? Ah, ok, risposte grazie. sintetiche per Allora, cortesia. Prego. sì, proverò a farlo, insomma. Allora, sull'idea di contagio sociale, mi pare fosse la seconda, ho preso degli appunti, ma correggetemi se sbaglio. Sull'idea della propaganda sociale, del contagio sociale, parliamo di propaganda che all'interno delle scuole, quando si afferma che l'identità di genere è qualcosa a cui fa riferimento anche la natura o comunque fa riferimento il percorso di costruzione della persona, rispondiamo che su questo ovviamente tutti sono liberi di fare delle scelte dentro e fuori la vita privata, di farle pubbliche o di renderle riservate. Il problema è che quando tutto questo viene detto a bambini di soli 8 anni o di 10 anni o di 11 anni, è evidente che se vengono ripetute non solo dai social, dove sappiamo che da TikTok a Instagram ci sono video dove addirittura, insomma, si propaganda la facilità di una transizione sociale e poi di una transizione chirurgica e quant'altro, è evidente che se questo viene propagandato su tutta la linea e soprattutto da adulti di riferimento che hanno un compito educativo estremamente gravoso, voi capite bene che questo si chiama contagio sociale. Allora, se il contagio sociale avviene per rispettare la natura, per tenere l'ambiente della nostra scuola pulito, per rispettare gli altri e per fare tante altre cose belle, ovviamente siamo tutti d'accordo ed è doveroso perché la scuola ha il dovere di rendersi garante di tutti questi aspetti della tutela dell'ambiente, della persona, degli spazi, eccetera. Quando propagandiamo qualcosa che non ha a che vedere con un fondamento scientifico, perché l'identità di genere non ha fondamento scientifico, ma è una sorta di percezione della propria identità su cui ognuno opera delle scelte, ad un bambino, ad un ragazzo, noi riteniamo che questo sia un'operazione di contagio sociale. Riguardo all'educazione alla salute, ricordo che per fare un accenno, visto che devo essere sinteticissima, ma
Ripeto e ribadisco che manderemo un'esplicazione di quanto adesso esposto in maniera molto dettagliata. Faccio un esempio banale per far capire. Educazione alla salute, chiedendo a un genitore l'autorizzazione perché il figlio prosegua un percorso, lo inizi e lo prosegua, di educazione alla salute, tutti possono pensare che l'educazione alla salute abbia sì uno spettro ampio, ma non puoi immaginare che a un certo punto quei ragazzini di 14 anni della prima superiore si rechino presso l'ASL di competenze e si vada a imparare come si infilano i preservativi su banane e cetrioli. Un genitore che viene a sapere che il proprio figlio fa questo in un percorso di educazione alla salute dove viene detto molto altro rispetto a quello che poi effettivamente fa, voi capite bene che questo sorprende la famiglia e sorprende anche quella famiglia che ha tutto il diritto di poter dire: se avessi saputo che questa educazione alla salute prevedeva anche uno spazio di questo tipo, magari avrei detto la mia, avrei esposto il mio pensiero. Due, per esempio, succede in un'altra scuola, ma questo è stato segnalato da noi, ne abbiamo parlato anche col ministro dell'istruzione ai tempi del ministro Bussetti, eccetera. Si propone la visione di un film come valore dell'amicizia. Il film invece parla di un rapporto omosessuale tra due uomini che si sposano poi in America e che da lì, insomma, ne conviene tutta una storia su cui i genitori hanno avuto legittimamente da segnalare che non sapevano il contenuto del film, che nel contenuto e nella scheda tecnica del film non vi erano segnalate queste tematiche e che quindi, essendo sorpresi di quanto era stato proposto ai propri figli, avevano comunque dato il consenso, non avevano saputo per tempo perché era stato comunicato il giorno prima e quindi molto difficile che un genitore che lavora rientra a casa, legge la circolare, poi va a vedere la scheda tecnica, la vede e la scheda tecnica non ci sono i contenuti, si parla genericamente di un rapporto di amicizia. È evidente che questi li chiamiamo abusi didattico-educativi, perché se io devo inviare, e io sono una docente, sono io incaricata anche in passato nell'area di prevenzione al bullismo, se devo indicare ad un genitore cosa fa suo figlio, devo dire a che ora, con chi, con quali sussidi didattici, con quali esperti, quanto dura il percorso, i contenuti, devo essere chiara, devo dare dettagliate spiegazioni. Quando tutto questo viene omesso, è evidente che io lo chiamo abuso, perché ci sono delle procedure che tutti conosciamo e che se vengono disattese, ovviamente incontrano il dibattito all'interno dei genitori nei confronti della scuola. Sul dossier, questo dossier lo manderemo, è stato nutrito nei primi soprattutto 7-8 anni, 7 anni forse, parliamo del 2018-2019, aggiornatissimo, e negli ultimi anni abbiamo altre che stiamo inserendo, quindi avremo cura di inviarvi e di farvelo vedere. Sulle testimonianze dei genitori possiamo ampiamente raccogliere testimonianze che hanno vissuto questi abusi, quindi non è un termine che ci siamo inventati per spiegare chissà cosa. Semplicemente per certificare che quando un genitore sa una cosa e poi va da un'altra, ovviamente si sente non rispettato nel suo essere informato e di essere reso partecipe. Ultimo punto, che era la domanda dell'onorevole Sasso, cosa pensiamo dell'educazione sessuale a bambini di 5-6 anni? Noi ci atteniamo semplicemente a quello che dice la neuropsichiatria infantile, e cioè che il bambino in quella fascia dell'età evolutiva, e quindi parliamo anche di arrivare a 5-6 anni, ma anche se sappiamo che da 0-3 anni in avanti, il bambino rappresenta il suo mondo in riferimento alla sfera sessuale solo in relazione ai suoi bisogni fisici, cioè l'apparato escretore. Non ha assolutamente concezione di che cosa sia la relazione del suo corpo in relazione ad altre componenti che non riguardano il suo apparato escretore. Questo perché lo diciamo? Perché entrare nel merito di una educazione sessuale per un bambino al quale non interessa assolutamente nulla sapere dettagli sulla sua sessualità a quell'età, per noi è comunque un'operazione assai rischiosa, su cui ovviamente ogni genitore può scegliere quello che vuole fare, ma noi riferiamo che la neuropsichiatria infantile dice che ai bambini non si possono dare rappresentazioni di questo tipo in una fascia così delicata. Possiamo parlarne forse dopo i 10 anni, ma anche lì dobbiamo sempre fare riferimento alla famiglia e ai genitori. Grazie, grazie. Passiamo ora alla prossima audizione.